Attualmente sono candidata alle primarie, sì, mi sembra di capire però che la mia sia l'unica candidatura al momento ribadita alle primarie. Nomi della Picerno, di Vincenzo De Luca. La Pina però mi sembra di aver capito che ha detto che era disposta a candidarsi se gliel'avessero chiesto. De Luca dice di non tirarlo in ballo fino a quando non ci sarà la data delle primarie e in quel momento comunicherà il da farsi. Mi sembra che sono stati tutti più o meno chiari. C'è condivisione secondo lei oppure con queste primarie si creeranno ulteriori spaccature all'interno del Partito Democratico? Sembra che ci siano idee e programmi diversi. Ma idee e programmi diversi no, magari possono essere complementari e lo sforzo che dovremmo tutti fare è di fare le primarie e discutere al nostro interno, dopodiché far venire fuori da questa competizione sana e giusta delle primarie un programma completo, scegliere di tutti le idee migliori e chi sarà il candidato che vincerà le primarie farà suo il programma che tutti insieme abbiamo contribuito a comporre. Per la prima volta noi ci siamo posti un obiettivo chiaro, che è quello di dimostrare che c'è un gruppo dirigente, non singoli appunto, ma un gruppo dirigente che vuole dimostrare che è nelle condizioni di poter cambiare questa regione. Troppo tempo, per troppo tempo, i politici campani hanno soltanto delegato e in qualche modo scaricato responsabilità. Penso ai drammi di cui abbiamo letto sui giornali anche recentemente. Mi viene in mente la morte accidentale di quel ragazzino a causa, per esempio, dei crolli della galleria Umberto a Napoli. Mi ha indignato la rincorsa a scaricare la responsabilità. Noi vogliamo dire che c'è per la prima volta un gruppo dirigente diffuso, nuovo, che dice noi siamo pronti ad assumerci questa responsabilità, che è la responsabilità appunto del cambiamento, e siamo pronti a condividere insieme a un pezzo di società, anche a chi la pensa in maniera diversa da noi, agli intellettuali, agli scrittori, a chi è stato secondo noi colpevolmente allontanato dalla politica. Insomma, c'è la voglia di scrivere una pagina nuova insieme, c'è la voglia di dire per la prima volta insieme ascoltiamoci, possiamo, proviamo a raccontarci insieme quello che serve a questa regione. Sicuramente la politica non deve essere rinchiusa nei partiti, anche perché i partiti nella loro organizzazione tradizionale segnano il passo, quindi è chiaro che bisogna aprirsi a tutti i movimenti, anche di ispirazione civica, i movimenti che possono rifondare la politica o concorrere a rifondarla. La politica si rifonde dalle idee, si rifonda dalle idee e da un rinnovato rapporto fiduciario con i cittadini, con le istituzioni. La politica deve essere regolatore sociale della domanda tra cittadini ed istituzioni. E questo. I partiti non hanno evidentemente in questi anni potuto svolgere questa funzione perché sono stati partiti leaderistici. Nei simboli c'erano i nomi e cognomi dei fondatori, tranne nel nostro che si chiama Partito Democratico perché è di tutti, è democratico. Negli altri, in questi anni, abbiamo visto sigle che apparivano e sparivano, Dini, Di Pietro, Berlusconi naturalmente e quanti altri, il che dava tutta la sensazione di un cesarismo democratico, o nella migliore delle ipotesi, o di un bonapartismo che francamente non riguarda noi, la nostra tradizione e soprattutto non fa il bene dell'Italia. Questa consapevolezza c'è sempre stata, però non è stata mai attuata anche dal Partito Democratico, spesso frammentazioni. Ora avremo le elezioni regionali. Ritiene che si potrà condividere programmi e progetti o ancora una volta si creeranno frizioni? Io spero che si parli innanzitutto dei programmi e poi degli uomini che dovrebbero essere interpreti di questi programmi. Spero che la discussione parta da qui e non parta invece dai nomi.